chiamava Tra poesia e vita, manifesto di Carle, ma che mi interessa ormai degli idiomi, ma sì invece di qualche piccola poesia che non vorrebbe saperne, ma pur vive e muore in essi. Di ciò mi interessa e del foglio di carta per sempre rapinato all'oscurità. All'ombra, anzi alla luce di questi versi di Andrea Zanzotto e col sorriso della sua presenza è nato Flussi diversi. Incontro tra poeti, incontro tra la gente, semina di parole e di silenzi e di luce in riva all'Adriatico tra l'ostinazione bella di una romanica torre pendente e un faro che scruta l'infinito azzurrino. I campi di Carle come centro fisico e simbolico di una comunità di genti che si mescolano e dialogano varcando i confini degli stati e le mutevoli trincee della storia. In questa nostra comunità di Alpe Adri la ricchezza e la complessità della storia risuonano nei molti idiomi: italiano, tedesco, croato, sloveno, ungherese, ma anche ladino, friulano, ciacabo, veneto, lombardo, rumeno, nelle molteplici varianti e intonazioni dei luoghi, delle comunità e delle minoranze. Qui la poesia, davvero poligna, parla tutte le loro voci. Diverse dunque le terre che ci hanno dato i natali, diverse le lingue e diverse le poetiche di ognuno, ma che ci importa dei nostri cari idiomi se non quella traccia umana che tutti ci accomuna e sboccia nei differenti impasti delle nostre voci. La bellezza ci interessa, che in tutti gli idiomi toccati dal palpito del verso traduce sempre uguale e sempre diversa. La vogliamo cogliere, cantare o almeno sussurrare la bellezza, guardando il mondo intero negli sguardi peculiari delle nostre genti, spremerla dal loro amore come dai loro dolori. E la pace, perché sa la poesia che pace e bellezza hanno lo stesso passo lieve di sorella. E la fede, anche, impegnata fede nell'uomo, sempre e nonostante tutto, fede nella parola che si incarna e vibra un istante oltre se stessa, verso l'altro che è in noi e oltre noi e a cui incessantemente tendiamo. E i paesaggi ci interessano, iscritti tra uguali e opposte vibrazioni d'infinito, la verticalità delle Alpi, l'orizzontalità dell'Adriatico. Le piccole macchie da cui siamo nati, che fanno bella e varia e tribolata la nostra comunità, e i paesaggi dell'animo attraversati da sentieri che uniscono l'io con gli altri. Le pieghe del paesaggio ferito, proprio lì vorremmo gettare segni di bellezza. E amiamo la conoscenza, perché pace e bellezza riconoscono nella verità la terza sorella. La verità è la luce della poesia, l'onestà della sua ricerca. Non è dogmatica e non divide, la verità aerea e persuasa che nasce dall'amore. Poesia e intelletto d'amore per noi sono una sola cosa. E la comunicatività della poesia non è questione di capirla o non capirla. La poesia vuole essere sentita. Il noi sopra ogni cosa ci interessa, intimo colloquio, comunità di animi, la sacralità della poesia lì alberga luce viva e feconda. Scriviamo noi poeti dal fondo della nostra solitudine, è vero, ma ogni nostra parola è indirizzata a te che ascolti, a te che leggi, in un punto qualsiasi del tempo e dello spazio. Il verso rapinato all'oscurità. Molti sono i sottoscrittori, tra cui due nostri amici che sono qui con noi e che coltiviamo questo pomeriggio la memoria, Morandi e Gina Zanon, che erano stati entusiasti, sono stati tra i primi sottoscrittori, e molti e molti altri. Vi invito che anche voi lo sottoscriviate. Prima di darle la parola poi Roberto Nassi, un giovane poeta che è stato tra gli iscritti, tutti coloro che hanno scritto il testo con me, e poi introdurrà un attimo anche i lavori per quanto riguarda la presenza nostra qui,
Ma lascio a lei un attimo la parola e prego Roberto di qui, in modo tale che si possa in questo breve momento articolarlo in maniera efficace. La cosa importante è che in fondo due comunità si trovano, la comunità di poeti di Albiade e la vostra comunità di poeti della lingua, che voglio sottolineare, l'abbiamo sottolineato anche nel nostro manifesto. Roberto.